quando si è girata è rimasta lì come tutti, credo. Perché forse magari pensava fosse una forzatura scenografica, una cosa strana. E invece è una suora vera, Cristina. Sentiamo cosa ha detto alla nostra Paola Cannizzi. La faccia. Buonasera. Possiamo rubarle solo un secondo. Come buonasera, no? Siamo dell'Arena di Massimo Giletti. Saluti a Massimo e complimenti per questo programma che è sempre interessantissimo. Grazie, complimenti a lei. Volevamo rubarle solamente una battuta. Nella puntata di mercoledì di The Voice abbiamo visto la sua espressione molto stupita quando si è girata la sua poltrona ed è apparsa Suor Cristina. Beh, insomma, voi calcolate una cosa. Sento cantare un pezzo di Alicia Keys che è No One, una canzone che per noi è una canzone d'amore dedicata a un uomo, fantastica. Io sento cantare bene, però, come posso dire, non ho avuto l'impulso di pigiare questo benedetto pulsante. A un certo punto vedo J-Ax, che invece l'ha pigiato, che dice: no, girati, girati, girati. E io dicevo: ma che cosa gliene importa se io mi giro o non mi giro? Non abbiamo un accordo, ognuno fa quello che vuole. Alla fine ho detto: vabbè, mi girerò, chissà che diavolo vede lui davanti. Pigio il bottone, mi volto e vedo due scarpe grossettine nere, una caviglia con una calzina nera e una gonna che comincia un po'. Oddio, dico, ma dove sono? Cosa sta succedendo? Vedo questa, poi alla fine vedo una suora. No, ragazzi, io non ho capito più nulla. Cosa ho pensato davvero in quel momento? Ho detto: sto sognando io. Infatti la prima domanda che le ho fatto, dico: ma te sei, perché molto carina oltretutto. Dice: no, no, sono vera. E ho detto: e canta Alicia Keys, una canzone d'amore. Vabbè, siccome parla di No One, cioè solo te, l'avrà dedicata lassù. Comunque, veramente sono stata per 2 o 3 minuti senza parole, il che non è male forse, però sono rimasta sotto shock. Ciao, vado a vedere che succede sto giro. Ciao. Grazie, ragazzi, arrivederla. Io anticipavo chi vinceva il festival, diciamo che comunque tra le favorite del prossimo festival c'è. Mettiamo Suor Cristina, sicuramente, dopo le Voice, vedremo cosa farà questa settimana. Volevo sentire...